sono Kiko di B00 e in questo episodio di Diciamo in 2 minuti vi spiegherò i vari tipi di metodi. Come già detto nell'episodio riguardante la creazione degli oggetti, i metodi sono di diversi tipi, anche se questa divisione serve solamente per farvi capire il funzionamento. Prima di iniziare a descrivere i vari tipi di metodi, bisogna sapere che il comando return serve per far sì che un comando restituisca un valore. Per visualizzarlo meglio, immaginiamo di dover fare un'addizione, quindi avere un metodo i quali parametri, che è la parte fra parentesi, quindi l'input del metodo, sono due numeri e che si debba restituire la somma fra i due. Quindi scriveremo la visibilità del metodo, il valore restituito, il nome e i parametri fra parentesi. In questo esempio scriveremo public int somma, fra parentesi int num1, virgola int num2, return num1 più num2. Quindi quando andremo a chiedere a Java di richiamare il metodo somma con il primo numero e il secondo numero, esso ci restituirà la somma. Questa è la struttura di un metodo generico. Il secondo tipo sono i getter e i setter, che come il nome suggerisce servono per ottenere o impostare il contenuto degli attributi, generalmente privati. Un metodo getter può essere formato in questo modo: public, tipo dell'attributo, get, nome dell'attributo, return, nome dell'attributo, mentre un setter è formato in questo modo: public void set, nome dell'attributo, tipo dell'attributo, valore, nome dell'attributo uguale a valore. Il terzo tipo di metodo è il toString, che restituisce una descrizione del metodo. È come se avessimo una serie di CD, ognuno con delle proprie canzoni differenti e un titolo. Ovviamente, leggendo solamente il nome, non potremo ricordarci tutte le canzoni all'interno, quindi potremo restituire il nome del disco seguito dall'elenco delle canzoni con la propria posizione. Quindi il formato è seguente: public string toString, return tutti gli attributi. Se il video ti ha aiutato a capire l'argomento, lascia un mi piace. Altrimenti lascia un non mi piace, in ogni caso puoi sempre commentare per aiutarmi a migliorare i video futuri.